Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio con la nostra Roma sulla Master League su East Pro Evolution 2. Signori, continuano le nostre avventure e la scalata sempre più verso uno scudetto improbabile, però noi ci difendiamo, signori. Siamo primi attualmente dopo la prima giornata di ritorno, siamo primi, signori, e non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Ricordiamo che il nostro obiettivo è quello di arrivare magari fra le prime 8, quindi non puntare direttamente allo scudetto, però riuscissimo ad arrivare appunto anche allo scudetto, al primo anno sarebbe tanta roba, signori. Detto questo, prima di partire col video, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 iscritti e vi ringrazio enormemente. Ma abbiamo l'obiettivo di andare sempre più su, signori. Io ho bisogno sempre del vostro supporto. Allora, signori, detto questo, facciamo un attimino il recap della situazione. Noi abbiamo 29 punti. Ma attualmente io non comprerei nessuno, signori. L'unico obiettivo potrebbe essere Davids per metterlo al centrocampo a posto di Vorlangen. Però parliamone, perché Vorlangen è tanta roba e Davids è tantissima altra roba. 2 video fa nessuno mi ha corretto, però io ho sbagliato quando ho comprato Semau. Che sono andato qui e ho guardato le caratteristiche di Akpoborie. E non di Agaowa, che effettivamente magari c'aveva un po' più di velocità, ma noi abbiamo preso Semau, signori, che ci dà tante soddisfazioni. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito col video e non perdiamoci ancora, come ho detto, in chiacchiere, signori. Allora, ripeto troppe volte, signori, sì, devo modificare un attimino questo aspetto. Mi avete dato tanto i suggerimenti, soprattutto di formazione, però vi posso dire che aspettate un attimino. Devi caricarmela, zio. No, che cazzarola fai? Devi caricare. Carica. Bravo. Che però vi posso dire, signori, che non ho molta, molta. Non sono molto propenso. Come in casa? Che cazzarola dici in casa? Stiamo giocando fuori casa. Ma che cazzo di problemi c'ha? Va bene, superfluo, non facciamo caso a quello che è appena successo, però va bene. Andiamo a modificare tutta la formazione e va bene così. Mi avete suggerito, anzi ne approfitto per fare questo discorso, di andare a giocare con una sorta di... vediamo se qui c'è negli schemi. Con il 4... no, qui praticamente negli schemi non c'è. Una sorta di 4-1-3... Due? No, non mi ricordo lo schema che mi ha suggerito, signori, però ribadisco, non sono molto propenso a cambiare lo schema attuale della nostra squadra. Per ora funzioniamo e preferisco giocare così. Quindi vado a modificare velocemente la formazione. Non so stavolta perché non me l'ha presa, signori, però sono le magie del videogioco. Quindi capiamo un attimino il da farsi. E facciamo un attimino tutto quanto l'ambaradan che ci tocca ogni volta. Direi che così ci siamo. Comportamento: mi avete suggerito di andare a mettere gli esterni belli propensi alla corsa e noi lo proveremo, signori. Ci proviamo. Andare a dare gli esterni, i terzini e anche gli esterni alti propensi alla corsa. E noi proviamo tutte cose, signori. Non ci limitiamo a nulla. Nulla di particolare, andiamo a rifare tutta la formazione perché ogni volta cazzarola me la deve cambiare tutta e non capisco mai il perché, però non ci facciamo domande. Cafu deve andare sulla destra, questo al centro, al posto di Strømmer gioca Journi, Vorlanden viene messo qui, stiamo a perdere mezz'ora di video solo per fare gli spostamenti come andrebbero fatti, però ogni cosa è bella anche così. Allora, Ivanov e Valeri Turam. Journi, Cafu, Forlanden, Totti, Stojkovic, Henry centrale, Semau, Babangida. Però aspettate, Semau, Babangida deve stare sulla destra. Ok, quindi giochiamo così. Detto questo, va bene, ce l'abbiamo fatta. Dopo mezz'ora di discussioni stupide, andiamo a giocare contro il Marsiglia, signori. Partita importante. Una vittoria oggi contro il Marsiglia potrebbe significare... Ma potrebbe significare tante cose, perché potrebbe non significare nulla, perché le altre squadre sono molto agguerrite nei nostri confronti, bravissimo Ivanov, però potrebbero significare 3 punticini importanti, signori, ma avete detto che non utilizzo il radar, e vi posso dire che non è così, perché il radar lo utilizzo,
guardare i movimenti dei miei giocatori. Mi avete suggerito di giocare pure sulle fasce, ovvero andare a cercare quando si liberano i vari esterni. Ecco, tipo in questa situazione, perfetto, abbiamo trovato un bellissimo passaggio in profondità per Jorni, che riesce a crossarla. Jorni, per... attenzione, Semau! No, era Papangida, era Papangida. Bello però, bello, bello. Papangida che si è fatto trovare al punto giusto, al momento giusto. Ma non era... Scusatemi, ma non era calcio d'angolo. Come cazzo l'abbiamo fatta a buttarla fuori, fuori noi? Vabbè, super. Pensavo l'avesse toccato il portiere, però non facciamoci troppe domande. Fuori questa palla, buona, così Stojkovic la recupera subito lui. Stojkovic che cerca il Bamba, che cerca Henry, che cerca... No, già stavamo cercando Semau. Dai così, recuperiamo la palla per Totti. Totti per Papangida, Papangida per Stojkovic. Stojkovic per Henry. Henry per il movimento. Attenzione ancora, Stojkovic. Dai, però, che cazzarola mi devono dicevare sempre Semau. Semau, fallo su Semau. Lo sanno benissimo gli altri giocatori che è pericolosissimo Semau. Vediamo se riusciamo a inventarci. Tentativo di tiro in porta. Inguardabile, inguardabile. Henry, Henry, Henry. Ritorno sul pallone. Jorni, Jorni. Recupera il pallone sull'esterno. Jorni che vede Semau che decide di fare una cacata terribile. Semau mio. Semau mio. Allora, parliamoci in maniera molto tranquilla e professionale. Professionale, Semau mio. Devi... È la terza... È la quarta partita che ti giochi. Penso che dovresti un attimino aver imparato a giocare a calcio. Quindi dico... Dimostrami che... Che sei degno di questo, di questa maglia. Ecco, mettiamola così. Ivanov, bravissimo Ivanov. Turam. Turam mio, cosa cazzo non hai fatto? Turam mio, ti odio. Ti odio. Bravissimo Valeri che ci leva le castagne dal fuoco. Jorni. E invece no. E invece no. A noi piace soffrire, signori. Se noi non soffriamo, non siamo noi. Se noi non soffriamo, non siamo noi. Gli regaliamo un calcio d'angolo che lo batte Luxin. Ancora. Il cross al centro. Non riusciamo a liberare Abadonado Abracadabra praticamente. Stava a segnare Abracadabra, signori. Va bene, Totti, 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 Totti per Valeri, Vali per Giorni. Giorni per chi cazzo non la passi? Giorni, ma chi? Ma vedevi un compagno lì? Dico, ma dico, non è difficile. Ribadisco il concetto detto qualche episodio fa. Siamo quelli in maglia rossa. Siamo quelli in maglia rossa. Siamo belli visibili. Arri, 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 arri per Stojkovic, 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 accelera Stojkovic, 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 cercato l'1-2, Stojkovic! Cazzarola, fra due è riuscito a tirarla, bravo Stojkovic, ma Porito, l'ha parata. E non siamo riusciti, attenzione, arri, 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 dal nulla prova l'angolino, un altro tiro da fuori di Arri, che però non è andata a buon fine, niente da fare anche per questa azione. La Roma sta iniziando a spingere, la Roma sta iniziando a spingere, quando noi iniziamo a spingere è il momento in cui subiamo il gol. Quando noi iniziamo a spingere, state tranquilli che becchiamo il gol subito. Vorlanden, Vorland... Signori, beh, io non sono io che sbaglio i passaggi, sono loro che non li sanno fare. Sono loro, mannaggia di una miseria, che non sanno fare i passaggi. Babangida, Babangida! Cosa cazzarola era? Bamba! Mamma mio, mamma mia, Turam cosa ha rischiato? Turam ha rischiato un cartellino rosso grosso quanto una casa. Per fortuna Valeri leva le castagne dal fuoco. Cafu riparte sulla fascia. Cafu, 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 Cafu. Cafu che manda il Bamba. Cafu che manda il Bamba sulla fascia. Il Bamba decide di crossarla. Arri, arri da solo. Mannaggia a te, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Attenzione, ancora il Marsiglia, ancora, ancora. Si apre sulla fascia con Dalmatè. Siamo in due sulla fascia, ma riusciamo a staccare di testa. Attenzione, la palla arriva a Semau. Vediamo Semau cosa si inventa. Semau, 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 Semau. C'è Jorni. Ma chi cazzo le passi? C'avevi Jorni lì, porca miseria infame. Ma perché devono complicarsi la vita? Mannaggia le vostre sorelle. Valeri, Valeri, riusciamo a recuperare un pallone con Jorni. Jorni, Jorni, Semau, Semau, Semau. Vuoi partecipare alla partita? Semau, Semau ne fa fuori due. Semau ne fa fuori due. Al terzo no, al terzo non gli va più. Al terzo non gli va più. E noi dobbiamo recuperare in difesa. Valeri ci mette una pezza. Jorni, Jorni, Jorni la butta fuori. Serie confusa. Serie confusa fino a questo momento della partita. Non riusciamo a dare la nostra. Pallone fuori, va bene, va bene. Non riusciamo a imporre il nostro gioco, signori. Siamo un po' confusi. Siamo brilli dalla vittoria contro il Leverkusen. E
E questo non va bene. Semau cerca Vorlander. Vorlander riesce con un dribbling a liberarsi per Stojkovic. Stojkovic che cerca Henry. Henry, buttato giù. Mannaggia. Mannaggia. Valeri recupera il pallone. Valeri per vie centrali. Per fortuna che l'arbitro ha fischiato alla fine del primo tempo. Mamma mia che ce la sta venendo brutta. Cioè, stiamo vedendo. Un primo tempo un po' così. Sciatto e inutile. Sciatto e inutile. Cafu per il Bamba. Il Bamba cerca per vie centrali Henry, che riesce a crearsi lo spazio. Henry, attenzione! No! Semau ci ha provato così d'impeto, ma non è riuscito a trovare l'angolino giusto. Mannaggia lui. Poteva essere un gol importantissimo di Semau. Invece attenzione al Marsiglia che è partito in contropiede con Pires. Ancora attenzione al Marsiglia che ci crede, il Marsiglia ci crede. Noi dobbiamo riuscire. Dai Totti, dai Totti, dai Totti. Parte il traversone per vie centrali e la palla messa in rimessa laterale. Signori, è una partita un po' che non si sblocca, una partita che non si sblocca e ci pensa il Marsiglia. No, per fortuna non ci ha pensato il Marsiglia, Stojkovic fra due non riesce a uscirne. E noi però riusciamo a recuperare il pallone. Attenzione a Stojkovic. Bravissimo col movimento Stojkovic. Si crea lo spazio. Stojkovic. Henry. Che cazzo di passaggio fai? Henry. Attenzione ancora a Vorlander. Vorlander per Stojkovic. Che si crea nuovamente lo spazio al centro. Stojkovic. Non ho sbagliato il movimento io questa volta. Attenzione. Henry. Fra otto giocatori riesce per fortuna con calma a distribuire bene il pallone. Attenzione ancora Cafu per Henry che cerca il movimento in profondità di Babangida che non trova. Ottimo il qui recupero di palla. Dai che cazzarola però che rimpallo fortunato che hanno avuto. Che rimpallo però noi siamo ancora più fortunati signori. Siamo riusciti nell'intervento Thuram con calma a mettere ordine. Ma vedete che palloni perdiamo? Ma vedete che palloni perdiamo? Mannaggia. Mannaggia di quella mannaggia. No, non ci sto a pareggiare questa partita, signori. Non ci sto a pareggiare questa partita. Tantomeno a perderla. Tantomeno a perderla. Tantomeno a. Dai, cazzarola di una miseria. Non riusciamo minimamente. Mamma mia, me l'ha buttata fuori al 18esimo. Non abbiamo fatto un'azione degna di nota. Un'azione che uno dice. Aspetta, ma è un'azione possibile? Pallone per Babangida, che ha lo spazio, il Bamba decide di partire lui, il Bamba che però non riesce a mantenere lo spazio nei confronti di Perez. No, Turam mio! Stiamo scherzando che mi ha buttato fuori Turam per un fallo stupidissimo! No, vabbè, signori, ma che partita è? Ma che partita è? Mi ha buttato fuori Turam per una sciocchezza del genere! No, assurdo, al ventesimo, stiamo 0-0 contro il Marsiglia, con l'uomo in meno, buttato fuori Thuram, il nostro pilastro difensivo per una sciocchezza, signori, per una sciocchezza. In tutto questo non riusciamo a fare due passaggi di fila giusti, ma porca miseria, ma rompiti le caviglie, ma con soddisfazione almeno, Stojkovic ci ha ammonito, non ci posso credere, ci ha buttato fuori Thuram per una stupidaggine al centrocampo, non era nemmeno l'ultimo difensore, ce l'ha buttato fuori, Babangida, fagli vedere di che cazzo di sangue siamo fatti noi, dai Babangida, maledetto, 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 e noi non riusciamo, buttala al centro. Ho sbagliato tasto, però va bene, dai cazzo, recupera sta merda di pallone. Sto dicendo tante parolacce, signori. La faida, nello scorso video ce l'avamo lasciati con una bella faida fra Turam, fra Babangida e Semau. Niente, Semau completamente assente. Semau completamente assente. Si vede che si è stressato troppo nel fine settimana, nella festa del 1º maggio, ad andare a vendere bastoni e selfie. Bastoni per selfie. E Semau, attenzione però, Babangida vuole sbloccare lui. Il Bamba. Ma io perché non tiro? Ma io perché non tiro? Voglio fare sempre il passaggio per Turam e per Harry e faccio le cacate più terribili. Ma io perché non tiro? Mannaggia di una miseria, mannaggia. Attenzione, Babangida è ripartito. Babangida, questa volta col sangue negli occhi. Il Bamba. Col sangue negli occhi di chi? Di che cosa?
Di che cosa il sangue negli occhi? Attenzione ancora, Cafu, si è creato lo spazio. Cafu, cercato il Bamba, che riesce a liberarsi. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Attenzione ancora, Harry, 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 si crea lo spazio. Thierry, Harry centrale. Mi sta venendo nervoso. Un nervoso, signori, un nervoso che mi sta avvenendo, non avete l'idea. Attenzione, il Marsiglia riparte in contropiede, il Marsiglia riparte in contropiede, il tiro, Ivanov salva tutto, ancora il cross per vie centrali, ancora il Marsiglia che stringe in maniera pesante, Stojkovic riesce a crearsi lo spazio, recupera il pallone al 38esimo, Stojkovic, Stojkovic, lanciato Arri, lanciato Babangida, scusate, lanciato Babangida che inquadra la porta, Babangida buttata a terra, signori, questo era fallo però, era fallo da rigore, ma hanno buttato a terra Babangida, in area di rigore, che lui già aveva tirato, ma stiamo scherzando. Riusciamo a uscirne? No, non riusciamo a uscire. Ivanov, dai, 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 cazzarola, Ivanov, Ivanov. Dai l'ultimo secondo che la creiamo. Dai l'ultimo secondo che la creiamo. Dai l'ultimo secondo che la creiamo. Non la creiamo più, è finito. Mannaggia. Forse zitti, zitti, zitti che la creiamo, zitti che la creiamo. Stojkovic, Stojkovic. Apre per Semao, che lento, calcio. No, come è rimessa dal fondo? La tocca. Stiamo scherzando che è rimessa dal fondo. No, no, partita rubata proprio. Partita proprio rubata, signori. Partita rubatissima proprio. Ma stiamo scherzando, rimessa dal fondo. Ma stiamo scherzando. Cioè, no, io non ci credo, signori. Cioè, non. Indescrivibile quello che è successo in questa partita. Indescrivibile. 9 tiri a 8, ma assurdo. Assurdo, cioè, boh, situazioni completamente inventate, situazioni completamente inventate, non voglio vedere nemmeno i risultati delle altre partite perché, mamma mia, scioccato, scioccato. Prendiamo 4 punticini, 33, Davis è ancora lontano, rimaniamo a primo posto a pari punti con la Lazio, 32 a 32, Real Madrid fermo a 30, rimane al terzo posto. Siamo lì, signori. È una partita. Un episodio un po' così, un po' così. Contro il Marsiglia che è undicesimo. Sto pareggio non ci stava proprio, però è andata così. Bisogna accettare quello che viene. Non siamo stati bravi a sfruttare bene il nostro gioco e le nostre occasioni. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!